Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi ci prepariamo perché devo uscire. Metto il balsamo labbra, questa è quella della Essence. Devo uscire e volevo truccarmi. Ho messo una camicia bianca e il maglioncino nero. Faremo un trucco, non la dico la parola, ogni volta dico faremo un trucco semplice e poi me ne vado in cose molto molto elaborate. Oggi sto provando questo correttore di Astra, è una colorazione abbastanza scura, ma è il primo che mi è venuto qui a portata di mano, quindi la utilizziamo proprio anche per vedere mano a mano i correttori, questi qua come sono e tutto. Allora, visto che non truccherò in modo, diciamo, chiaro gli occhi, almeno spero, quindi metterò anche la mia base ombretto, perché non so come si comporta questo ombretto, quindi preferisco mettere la base questa qua della Kiko su tutto l'occhio. Proprio perché non so come si comporta. Vabbè, il correttore è scuro per metterlo qui nella palpebra. Era quello che mi è venuto in mano, quindi. Come vi ho già detto, di qua o di qua? Come vi ho già detto, non so che trucco fare. L'unica cosa che voglio mettere è questo qui di MAC. Mi sento tutto, infatti, tutta la pelle screpolata, una cosa esagerata. Devo fare uno scrub. Questo è Say It, It's So. Ed è questo colore qua, questo con tutti questi glitter, e voglio fare una sfumatura abbastanza semplice, non voglio troppo elaborato. Prenderò la palettina questa qui di Nabla, che è quella che mi trovo sempre a portata di mano, e metterò questo con questi due per fare la sfumatura. Prima ne metterò uno, poi ne metterò l'altro, proprio per vedere diciamo se la sfumatura è abbinata anche a questo tipo di ombretto. Non lo porto stavolta qua sotto, voglio vedere proprio come viene. È una tipologia di make up che ho visto scusate, ho visto di recente, e vediamo, proviamo. Io ovviamente devo sempre provare perché non ho studiato per diciamo per evidenziare di più il mio occhio, no? E quindi devo vedere sempre quale colore o quale modalità di sfumatura serve per valorizzare il mio occhio, no? Già si vede la sfumatura che è buona. Adesso andiamo a prendere questo che vediamo se riesco a dirvi il nome, e poi Poetry c'è scritto, questo è il nome, quindi andiamo a mettere questo sfumandolo con quello di prima.
rimanendo però questa volta più basse. In base a come vedete, dobbiamo un pochettino. Nell'altro caso io ho lasciato l'occhio aperto, invece in questo caso lo chiudo leggermente per far sì che l'ombretto cadi più in basso. Vedete? Adesso vado a mettere questo ombretto della MAC e lo metto su tutta la palpebra mobile. È una specie di grigio con dei riflessi con il viola, non so se si nota. Adesso lo mettiamo così. Dopo vediamo se bagnato rende di più, ma già così è buono. Si vede? Questi non lo so, si possono anche bagnare questi ombretti, li avete già bagnati? Voi fate delle distinzioni per quanto riguarda gli ombretti, li bagnate, non li bagnate, oppure se non si bagnano, cioè, un po'. Cosa puoi dire? Nel senso che ci sono degli ombretti che alcuni li bagnano anche se non sono tipo, come si dice, wet and dry, no? E alcuni io vedo che li bagnano lo stesso. Voi bagnate qualsiasi tipo di ombretto, tipo glitterato, oppure quelli che sono apposta. Adatti per questa esigenza. Io tolgo la chiusura che c'è qua. Questo è l'ombretto. Allora, di piacere mi piace. Andiamo a fare l'altro occhio. Allora, me li ritrovo dappertutto. Voglio provare a mettere il. C'è lo specchio che è pieno 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 di ombretto. Voglio provare a metterlo proprio con. Allora, prima lo prendo. Vediamo. E adesso gli. Tata tata. Vediamo. Allora sì, si nota di più. Non so se lo notate anche voi. Si nota un bel po' di più. Questa è una specie di grigio che ha dei glitter multicolori, vedete? Cioè è bellissimo, questo colore è bellissimo. Ovviamente non strofinate, ma tamponate, visto che abbiamo bagnato il pennello, è meglio tamponare e non trascinare, non strofinare, trascinare l'ombretto. Ok. Per me va bene così. Ora, io direi di fare la base. E poi mettere anche l'ombretto nella parte di sotto. Che dite? Quindi vado a fare la base, l'ultima base che sto facendo in questo periodo. Uscirà prima o poi il video, non so se prima o dopo, comunque se uscirà prima di questo video ve lo linkerò qui sopra nelle schede. Io adesso vado a piegare le ciglia. E vado a fare tutto il viso. Ci vediamo dopo. Allora, utilizziamo i due ombretti che abbiamo utilizzato prima nella rima ciliare sotto, ovviamente. Quindi prima la parte chiara e la mettiamo qua sotto. E poi la parte, cioè questo qua.
Questo pennello di Essence è ottimo per fare questa parte. E poi, se volete, lo potete anche sfumare. Ok. Mettiamo l'ombretto crema sotto l'arcata. Adesso dobbiamo togliere, se lo trovo, il pennello. Dobbiamo togliere essendo che ho messo il fondotinta, dobbiamo, vedete, non so se si vede, cade la neve. questa è una cosa che ho visto in un video, non mi ricordo se è stato quello di Giulia Cova. Anzi, mentre che ci sono, ringrazio tantissimo Giulia Cova perché ha pubblicizzato il nostro video e abbiamo avuto un successo pazzesco. Io la ringrazio tantissimo. Sono molto contenta che ti sia piaciuto proprio il nome del video perché era una cosa che volevamo, nel senso colpirti positivamente perché ci sono un sacco di video che riguardano Giulia per gli acquisti e tutto, ma un nome così bello particolare l'abbiamo diciamo scelto noi. È stata una scelta per me facile perché mi è venuto in mente, ma ovviamente essendo anche un gruppetto di 3 persone abbiamo deciso tutte e tre il nome del cioè hanno confermato, diciamo così, hanno confermato il nome che avevo scelto, quindi sono molto molto contenta, sono molto anche contenta che vi siano piaciuti i video in collaborazione. Considerate che ogni martedì uscirà un video delle Makeup Angel, quindi state attente ai 3 canali perché ogni martedì uscirà un nuovo video. Allora, adesso andiamo a mettere un illuminante e io vado a mettere quello che mi piace tantissimo della palettina questa qua di Kiko dove c'è questa parte e io vado a mettere proprio questo illuminante proprio vicino all'occhio. Questo per me è un illuminante pazzesco, veramente pazzesco. Mi piace tantissimo perché ha un riflesso stratosferico, quindi è troppo, troppo, troppo bello. Mi piace proprio l'effetto che dà. Cioè, è bellissimo. Questa volta gli voglio aggiungere anche l'altro colore. Che dite? Tipo di mettere un mix. L'altro è quello dove ce l'ha accoppiata con il marroncino, che è questo. Vediamo come viene messo sul rosa viola. Molto molto bello. A me piace tantissimo. Allora, abbiamo messo la cipria, abbiamo fatto tutto. Adesso andiamo a mettere il blush. Metto sempre questo qui in polvere, è un mix di due blush che mi si sono rotti. Uno era di Elf, l'altro non mi ricordo sinceramente. È sempre sul Malva. Si dice fascia. Si dice fascia anche da questa nota. Quindi aspettatevi un sacco di video delle Makeup Angels. Sono molto molto contenta di questo gruppetto di 3 persone. Adesso ci vuole un illuminante. Allora, io come illuminante metterei questo qui della Revolution che a me piace tantissimo, veramente piace tantissimo e vi ripeto che mi piace tantissimo.
Allora, non metterò spray niente perché non voglio una cosa troppo illuminante. Questo è l'illuminante. Lo mettiamo anche qua sotto. Ci piace. Allora, voglio utilizzare oggi uno dei due rossetti di Huda Beauty. Allora, prima aspetta, voglio mettere lo spray, questo qui di Revolution. Oh mio Dio. Lo metto soltanto per togliere la polverosità sul mio viso, solo per questo motivo. Ok. Perché poi io all'inizio non me ne accorgo, poi invece quando guardo le foto dico: "Ah, cosa ho fatto?" Proprio così faccio le mie urla. Allora, andiamo a mettere la matita. Questa qui è la 711, sempre la solita matita perché su per giù i rossetti sono sempre uguali, quindi vado a mettere questo. Metterò quello più nude. Questo è Dirty Tirty. Sono dei rossetti morbidissimi. Allora, ragazzi, che dirvi? Questo è il make-up che ho realizzato oggi. A me piace tanto, mi piacciono proprio gli occhi con questa sfumatura. Devo dire che mi piace, sì. Voi cosa ne pensate? Ovviamente aspetto i vostri commenti, tutti andate giù e scrivetemi un commentino, mi piace tantissimo rispondervi. Perché noto che guardate il video dall'inizio alla fine, quindi mi piace tantissimo questa cosa e mi piace anche il fatto che interagite con me nel dirmi sì, Stefania, hai abbinato bene il rossetto oppure avrei messo qualcos'altro. È una cosa che mi piace tantissimo perché significa che veramente vedete il video e che veramente vi è piaciuto il mio make-up e quindi volete insieme a me abbinare il rossetto. Quindi sono molto contenta di tutto ciò. Io vi ringrazio, ho visto che siamo di più e quindi questa cosa mi riempie tanto veramente orgogliosa. Sono molto contenta di tutto ciò. Che dirvi di più? Vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!